Molitura, restauro, pasticceria, ceramica, decorazione e pittura, grafica e stampa tradizionale, oreficeria, lavorazione del vimini, intaglio, intarsio, ligneo. Sono questi alcuni dei mestieri che impareranno i 2000 ragazzi che parteciperanno alla nuova edizione di Scuola Artigiana di Confartigianato, un progetto che ha coinvolto 9 istituti, dalle scuole elementari fino agli istituti professionali, 17 plessi scolastici, oltre 100 insegnanti e 70 artigiani, che in qualità di docenti saranno impegnati per circa 160 ore di lezione tra aula e azienda. Vedere l'entusiasmo di questi bambini nell'apprendere delle professioni che magari erano dei nonni, dei loro nonni, è una cosa straordinaria, è una cosa stimolante e dà un modo nuovo di fare apprendere le cose ai ragazzi. Io tra l'altro ho un figlio di 13 anni, quindi è un'emozione doppia, e vedere questa cosa, esserne partecipi, aver promosso un evento del genere mi riempie d'orgoglio sinceramente. Insegno nell'Istituto Comprensivo di Capolona, nello specifico la scuola secondaria di primo grado, e a volte parlando insomma vengono fuori che i ragazzi hanno i nonni o hanno insomma dei parenti che svolgono ancora attività di carattere artigianale, però credo che appunto l'input sia stato dato proprio da questo percorso strutturato da Confartigianato, nello specifico scuola artigiana. E quest'anno il nostro istituto è il secondo anno che partecipa, devo dire con una grande adesione, abbiamo circa 36 classi tra primarie e scuola secondaria di primo grado che aderiranno a questo, cioè che hanno aderito a questo progetto, e ora vedono l'ora appunto di iniziare questo percorso sia di lezioni sia soprattutto di operatività o all'interno delle aziende o all'interno appunto delle stesse classi, attraverso appunto quello specifico di questi maestri che si mettono a disposizione dei nostri ragazzi. Queste conoscenze non farle perdere, forse anzi acquisire anche maggior consapevolezza, ripeto, può essere anche uno sbocco futuro nella loro professione.